Va bene? Allora, buonasera a tutti, benvenuti a questo primo incontro del Seminario Nazionale sul Romanzo, che quest'anno compie 15 anni, poi magari due parole. E è il primo incontro della sezione sia la scuola, naturalmente, quella che viene organizzata dall'Università del Sud di Trento, in collaborazione con tre istituti della città e due di Bolzano, la città di Trento e due di Bolzano, tre istituti della città di Trento, lo sapete, ormai sono il liceo da Vinci che ci ospita, il liceo Galileo Galilei, cioè il liceo Galileo Galilei, e l'ITT Buonarroti, anzi soprattutto anche i colleghi degli altri istituti, anche dei referenti, insomma, sia Magdalena appunto per l'ITT Buonarroti che Cristina Bravi per il Galilei. Sì, il seminario compie 15 anni, non sono pochi, cambieremo anche a numerose riflessioni che eviteremo di fare in questa sede, ma diciamo una cosa c'è da dire, che per quanto si possa notare anche qualche risultato che il seminario ha conseguito in questi anni, in una stagione complicata come quella che stiamo vivendo, siamo costretti a vedere anche questi risultati attraverso la rete di numerose difficoltà, in primo luogo amministrative, ma non solo, che si è decisamente infittita questa rete, devo dire. Però ci sono stati momenti storicamente ben peggiori di questo, quindi è anche inutile stare a lamentarsi. Sul sito ufficiale del Seminario Nazionale sul Romanzo trovate il calendario di questa sezione, e io ho stampato, poi l'ho anche affisso su invito da parte di colleghi di Da Vinci, sulla destra, entrando in alto, si trova proprio una 4 con questo, diciamo, manifesto provvisorio. Ma i manifesti definitivi, anche qui per problemi, diciamo, amministrativi, finanziari, che queste volte però riguardano l'Università di Trento, il Dipartimento di Lettere, in particolare, saranno pronti soltanto a dicembre, quando saranno pronti naturalmente renderò disponibili presso le scuole. La sezione ufficiale quest'anno si intitolerà Eterni Contemporanei e partirà in gennaio 2023. Avrà una cadenza un po' più lenta rispetto agli anni scorsi e sarà più o meno cadenzata su un incontro al mese. E invece per quanto riguarda la nostra appunto sezione, si intitola Bilancio e prospettive. Perché? Perché l'idea era, come sempre, insomma, all'interno di questi incontri, oltre che a illuminare il tema di ciascun incontro, cercare di capire che cosa quello che si sta dicendo abbia un rilievo nel dibattito politico oggi, ma anche per quanto riguarda la pratica della letteratura, che si tratti di scriverla, diciamo, che si tratti di comprenderla. Va bene? Quindi questo tentativo, appunto, non solo è tracciando un bilancio, perché quello forse non è neanche dato il caso di farlo, però sempre ogni volta cercare di capire dal nostro punto di vista che cosa resta appunto di quello che stiamo dicendo. Va bene, l'incontro di oggi abbiamo di nuovo con noi Matteo Marchesini, che grazie per aver accettato l'invito, è stato nostro ospite alcune volte nelle edizioni precedenti, credo sia noto a tutti, ma è giusto ricordare comunque la sua attività. Poeta, narratore e saggista, è uno dei critici letterari, diciamo, più affermati, sicuramente più competenti e attendibili nel panorama italiano, scrive per Il Foglio, Sole 24 Ore, è redattore della rivista L'Età del Ferro, che è diretta da Giorgio Manfredi, Alfonso Berardinelli e Walter Sinti, e da una rubrica settimanale molto seguita che si intitola Critica e Militanti su Radio Radicale ed esce il venerdì. Ha collaborato al manuale di letteratura Cuori Intelligenti curato da Claudio Giunta e ha contribuito al rinnovamento del famoso storico manuale Armellini Colombo, che adesso è Armellini Colombo Bosio Mantesini, con altri occhi, questo Cuori Intelligenti invece è quello di Giunta, e quindi ha anche visto che significa, ma lo sapete già dagli anni precedenti, insomma, tentare di ridurre, insomma, le basi di un argomento per far entrare nelle aree scolastiche. E fra i suoi libri recenti ricordo Le raccolte di saggi, Casa di carte e Scienza di niente, il fortunato libro di racconti miti personali, in cui per così dire ha rivisitato dall'interno alcuni miti classici, cristiani e anche della modernità,
E la raccolta di poesie Scherzi della natura, questa è uscita da poco per Valigie Rosse, che mi sento anche di consigliare perché dimostra che la pratica della poesia, noi ci occupiamo qui di solito di narrativa, ma la pratica della poesia è possibile oltre l'animo della sperimentazione ad ogni costo, che come quello del cedimento alla prosa, visto come inevitabile, o della semplice tentazione neometrica per ricominciare appunto da immagini ignote, da schemi noti, invece non fa questo alibi di nascondere invece quello che è il compito appunto sempre la poesia, cioè l'onestato tentativo di dire ciò che ci accade, un lavoro comunque non tanto diverso da quello di chi ci ha preceduto. Quindi il libro davvero riesce in questo. Oggi ci parlerà di uno scrittore del Novecento italiano, Alberto Savinio, che è credo più importante di quanto non sembri. Come molti sanno, Savinio è nato ad Atene nel 1892, è morto a Roma a 60 anni nel 1952. Si chiamava in realtà Andrea Francesco Alberto De Chirico, è stato uno scrittore, pittore, compositore ed era il fratello minore di quello che è probabilmente il maggior pittore del Novecento italiano, cioè Giorgio De Chirico, di cui vedete qui alle mie spalle un autoritratto. E l'autoritratto di De Chirico, il fratello di Savinio, l'ho messo per quello che c'è scritto appunto nel foglio che qui De Chirico tiene in mano, diciamo un po' quasi come se fosse una sorta di dichiarazione programmatica, no? Il quid amavo nisi quod rerum metafisica, cioè che cosa amerò se non ciò, se non ciò che è la metafisica delle cose. E la metafisica è appunto la pittura che sappiamo tutti, no? Appunto di Giorgio De Chirico, che cosa c'è dietro le cose che rappresentiamo, no? C'è sempre non solo un mistero che avvolge appunto la pittura, ma quasi sempre una rivelazione solo incipiente, o ciò che appunto ci inquieta quello che sta dietro la scorza delle cose. E va bene, due parole su di loro, poi lascio Marchesini, insomma, parlare con più competenza, e vedremo adesso perché. Dunque, De Chirico e Savinio sono fratelli, dopo la morte del padre, che era un ingegnere, la madre nel 1905, già non c'è più, porta i figli a Monaco di Baviera, dove ricevono una formazione, l'uno artistica, Giorgio, l'altra musicale, perché Savinio era cresciuto come compositore e fu allievo di Max Weber. Max Weber è stato una figura eminente come compositore, ancora più forse come organista, anche nell'epoca era davvero uno dei più prestigiosi anche insegnanti di composizione. Dopo di Thierry di lezione di prima composizione, Savinio passa a Parigi e dal 1914 comincia, diciamo, a usare con stabilità lo pseudonimo, diciamo, con il quale è noto. All'entrata in guerra i due fratelli tornano a Firenze, Savinio comincia a scrivere Ermafrodito, che è uno strano testo, che non è un romanzo, non è un prosimetro, un po' di tutto, diciamo. E dopo essere stato impiegato anche sul fronte macedone come interprete, Savinio a fine guerra si sposa con un'attrice, ha due figli, uno dei quali poi sarà anche un pittore affermato, e si trasferisce a Parigi, dove lavora come pittore, e ricorderete, credo, abbastanza facilmente le opere enigmatiche di Savinio, sia quelle dei giocattoli, diciamo, oppure quelle che ritraggono appunto esseri umani con le teste di uccello, sono quadri che sono esposti, diciamo, in grandi musei, quindi è un pittore di primo piano, anche Savinio, diciamo. Quando torna in Italia, diciamo dal 33 in poi, comincia una serie di collaborazioni con varie testate, ma scriveva ovviamente già in Francia, e scrive con maggiore continuità. Teniamo conto che si tratta di due fratelli che, insomma, parlano più lingue. Tanto è vero che nelle lettere di Savinio, all'inizio nelle lettere italiane, c'è qualche errore, diciamo, l'ortografia, questo dal greco al tedesco al francese all'italiano, e sono entrambi scrittori, certamente uno scrittore importante Savinio, ma anche De Chirico ha scritto alcuni libri importanti, certamente sapeva come si scrive. Dicevo, collabora
ha collaborato a varie riviste, nell'epoca fascista collabora sia a Omnibus di Longanesi, ma non collabora con tutte, diciamo, non è un collaboratore di primo piano, e in qualche modo, benché in una prima fase della sua vita, ma quindi ci dirà molto meglio, non fosse proprio l'europeista che poi è diventato, assume una posizione sempre più critica nei confronti del regime fascista, che addirittura nel 1943, dopo l'8 settembre, lo costringe a nascondersi perché è compreso un elenco di intellettuali antifascisti. E nel secondo dopoguerra continua la collaborazione con i giornali, fa anche, cioè, lavorando come drammaturgo, ma già l'aveva fatto prima, diciamo, in realtà, primo periodo. Fa anche regista d'opera, cioè sua messa in scena abbastanza nota, e muore a Roma nel 1952. E ora Savini ha una visione della realtà che non premia certo l'apparenza, ma che cerca ciò che di inquietante si nasconde fra le pieghe del fenomeno. È uno scrittore con uno stile in realtà però misurato, terso, e per questo anche estremamente apprezzabile, anche diciamo in qualche modo utilizzato, anche, lo vedremo adesso. Ha preparato un'antologia, diciamo, per nome enciclopedia di Savinio, e può sembrare in un momento prima, così, insomma, coniugando Pardì e Fantastico, in certi casi, nel modo in cui scrive, si avvicina a un Gadda però depurato degli eccessi lessicali. Quindi c'è la parodia, c'è l'invenzione, però non c'è l'eccesso appunto lessicale che abbiamo in Gadda, che, come sappiamo tutti, fa ricorso a registri linguistici diversi, linguistici linguaggi specialistici. Sappiamo, fra i suoi libri, oltre ad un Afrodito, vanno ricordati Casa alla vita, la nuova enciclopedia di cui parleremo oggi, tutta la vita una raccolta di racconti, Souvenir, narrati uomini della nostra storia. Ricordo che la rivista Bolzanina Fitte, che è nella cui redazione fanno parte tre amici del seminario, Isabella Lini che la dirige, Giovanni Ancavo, che è la redazione, anche Stefano Zangrande, la redazione, questa rivista dedicata a Savinio un numero monografico. Se vi interessa basta cercare Figli del Savinio online, tutti gli articoli sono scaricabili gratuitamente e legittimamente, insomma, in PDF di questa rivista che ha adottato appunto la politica del Creative Commons, quindi tutto ciò che produce è fruibile a tutti legittimamente. Però l'altra notizia di Marchesi su Marchesini è anche sta curando il Meridiano Mondadori di Alberto Savinio, quindi è la persona più qualificata a parlarcene. Lascio per ora ancora il quadro di De Chirico con questa, diciamo, più o meno dichiarazione programmatica, sto incontrando di De Chirico, e lascio quindi molto volentieri la parola per questa relazione. Grazie a tutti. Io sulla via Patissia vedevo un
cieco che cantava, che narrava delle gesta di Eroe. Ho conosciuto Omero. Questi miti casalinghi, domestici, sono fondamentali per Savino. Nasce nel 1291, anche se per un errore in quasi tutti i libri ad Elfi c'è scritto 1292, ma è il 91, per l'anno, per esempio, di Gramsci, che è davvero l'antipode di Savino, anzi Savino lo chiamerà pure il povero crociato. Un atteggiamento tra l'altro molto aristocratico rispetto alla cultura, alla letteratura e alla filosofia. E come diceva Walter, già ad Atene i giovani fratelli di Chirico, Giorgio ha 3 anni in più, è nato nel 1888, c'era una sorellina Adele morta pochi mesi prima della nascita di Savino. Savino dirà che probabilmente il rapporto con la morte così forte che lui ha anche in ciò che scrive, frase famosa nella sua opera, Savino dice: pensare è sempre pensare alla morte. Pensare, nel dire pensare, è implicito pensare alla morte. E a che altro pensate, dice questo Savino? Poi dice: forse c'è questa memoria antica, quasi prenatale, di questa morte a cui è stata segnata la sua famiglia. Ecco, dicevo, tutti e due i fratelli cominciano già in Grecia, già ad Atene, a distinguersi da bambini e da ragazzini nelle arti. De Chirico poi comincia a fare l'Accademia da pittore ad Atene e prosegue il Monaco di Baviera. Ricordiamo che questi luoghi sono legati. Dopo l'indipendenza greca nell'Ottocento c'è stata una dinastia barbarese in Grecia e Monaco di Baviera poteva sembrare per certi versi, scenari neoclassici, una specie di Atene plastificata, di Atene, come dire, moderna, e Savino invece appunto si diploma in pianoforte e poi, come diceva Walter, benissimo studia a Monaco di Baviera con Max Reger. È molto difficile in realtà stabilire qualcosa di certo nella biografia dei cosiddetti dioscuri, che subito si hanno avuto il loro nome giustamente mitico, perché noi sappiamo più o meno ciò che loro ci raccontano. C'è uno studioso, Gerd Ross, che ha scritto un libro per certi versi di folle alchimia, di ricerca su questa infanzia e adolescenza, riuscendo anche a stabilire alcuni punti, altri però dovrebbero lasciare così un po' nella nebbia, e Ross sostiene che in realtà Savino avrebbe preso pochissime lezioni da Max Reger, cioè la famiglia si trasferisce un anno dopo, pochi mesi dopo la morte del padre. I genitori sono due persone di famiglie nobili, di stirpi nobiliari, allora questo contava, e continua a raccontare la vita di De Chirico. Evaristo De Chirico, che è in Grecia a costruire ferrovie, l'ingegnere ferroviario, figura importante perché Savino, che spesso renderà comico, sfotterà l'Ottocento, ne avrà anche però molta compassione, ne avrà perfino il mito. Una delle sue prime letture importanti è Verne, e suo padre in fondo è come un eroe verniano, no? L'ingegnere che si spinge nei luoghi desolati della Grecia per portare a cielo. È un gentiluomo di origine fiorentina e la madre è una baronessa di origine genovese, Gemma Cervetto. Il padre muore non molto anziano, ma insomma li aveva avuti avanti con l'età, entrambi i figli, muore nel 1905 dopo una malattia, e nel 1906 la famiglia si imbarca, passa per l'Italia e poi approda a Monaco di Baviera. Però, sostiene Rossi, con qualche ragione, probabilmente mentre Giorgio De Chirico, il fratello maggiore, effettivamente passa buona parte della seconda metà del primo decennio del Novecento a Monaco di Baviera, all'Accademia di Pittura, e questa esperienza tra l'altro parlerà nelle sue memorie diffusamente, Savino comincia a comporre opere, e opere come andavano allora, per Istria, Mascagni, di cui non è rimasto niente, ma sappiamo che più o meno era lì che mirava il giovane Savino, e proprio Mascagni, il passaggio a Monaco, lo incoraggia, e così lui, scortato dalla madre, la dura, altera baronessa di Chirico, che nello stesso tempo, come la chiamava Breton, che nello stesso tempo è una chioccia che protegge e nello stesso tempo soffoca i suoi figli, lo scorta in Italia alla caccia di Mascagni, che poi non si farà quasi trovare, ma Savino, sistemato a Milano, e anche De Chirico
Irico, quello a Milano, prenderà contatto con l'editore Ricordi, continuerà a cercare di comporre un'opera, conoscerà Rino Bovito, l'ultimo librettista di Verdi, anche musicista, ma questi sono solo i primi esperimenti del giovane musicista Savinio, che però lo ambientano dentro un ambiente milanese, lombardo. C'è qualche sosta della famiglia Firenze, dove ci sono i parenti di parte paterna, ma è fondamentale questa sosta prima a Milano, la Milano dell'inizio Novecento, fino Ottocento, più o meno la stessa Milano dei Liberti, verrà descritta da Savinio molte volte, in particolare a questa Milano Savinio dedicherà un libro durante la Seconda Guerra Mondiale, Ascolto il tuo cuore, città. E Milano sarà l'immagine di che cosa? Sarà l'immagine di quell'Ottocento, Otto-Novecento, di quella belle époque che la prima guerra mondiale ha spazzato via, e che aveva qualcosa di fatuo, conosceva delle conversazioni borghesi fatte per parlare di niente, ma in questa fatuità aveva una grande civiltà, perché per Savinio civiltà è mediocrità, è omogeneità, è parlare tutti la stessa lingua, è non essere più dentro uno scontro drammatico di forze. Ecco, dice Savinio, e lo dice con una ambiguità, una ambivalenza, lo dice sia in positivo sia in negativo, e dobbiamo abituarci quando leggiamo Savinio ad avere presenti entrambi i corni della questione, perché Savinio rovescia continuamente le sue valutazioni. Quindi è importante la civiltà, la mediocrità della civiltà, l'omogeneità della civiltà, e nello stesso tempo è satireggiata, è parodiata. Ma questa che Savinio chiama spesso uccelliera, sia quando parla dell'Atene della sua infanzia, sia quando parla di Milano o della Parigi Belle Époque, è anche, come dire, una civiltà umana rimpianta da questo scrittore, che dirà a un certo punto, se togliamo il sadismo e la tristezza, cosa resta del Novecento? Ecco, l'Ottocento è ancora qualcosa, ma cosa resta? Lo dice uno scrittore d'avanguardia, uno scrittore che non vuole affatto tornare indietro in quello che fa, sia chiaro questo. Ecco, prima di passare a Parigi nasce la pittura metafisica, probabilmente della Firenze, o Diego ci narra proprio un pomeriggio d'autunno davanti a Santa Croce, il click da cui sono nati i primi quadri, un enigma di un pomeriggio d'autunno, che si staccano dalla produzione precedente, dalla fascinazione per un pittore come Böcklin, che sarà importante anche per il fratello Savinio, ma questa metafisica che nasce non è semplicemente pittorica, è molto probabilmente proprio l'invenzione di un immaginario, di un mondo a cui collaborano entrambi i fratelli. Semplicemente Chirico, più anziano e già pittore, la esprime attraverso i suoi quadri dal 10-11 in poi. Savinio prova a esprimerla in musica, e ci resta poco di questo periodo musicale, anche perché Savinio, mai completamente, ma in parte dalla prima guerra mondiale in poi, rifiuterà la musica, tradirà la musica e parlerà male. Come diceva Walter, dopo Monaco, e in particolare, citato senza citare l'episodio, ma ha detto proprio la cosa fondamentale, cioè Savinio ha anche durante un concerto a Monaco un'accoglienza piuttosto tiepida, diciamo così, delle sue musiche, e decide di andare a Parigi, dove la madre e il fratello lo raggiungono qualche mese dopo. Sì, alcune cronologie danno 1910 come data del trasferimento, in realtà pare sia 1911, e Savinio si ambienta poco a poco con il fratello in questo milieu parigino. La incontra tra l'altro un musicologo, Carlo Coressi, con cui prova di nuovo a scrivere un'opera musicale teatrale, che pure resterà incompiuta, e anche fa alcune prove di balletto, di musica per balletto, perché la grande novità parigina sono i balletti russi, i Diaghilev. Savinio assiste alle prime rappresentazioni che diventano presto mitiche di Stravinsky, assiste alla nascita alla prosecuzione e al trionfo anche dell'avanguardia pittorica parigina insieme al fratello, l'ambiente che frequenta nell'ambiente di Picasso, di Derain, di Marshall Cobb,
ed è un ambiente in cui cerimoniere, il grande cerimoniere è Dio Mantovinenka, questo grande poeta che ha tenuto a battesimo tutte le avanguardie rigollenti all'inizio del Novecento e che non ha fatto il tempo a vedere, diciamo così, l'irrigidimento della tradizione avanguardistica. Non c'è niente di meno apollineriano che questo irrigidimento, è rimasto di qua, per dirla dantescamente, dal nodo del Novecento pieno, ma è stato un vantaggio, perché Apollinaire è fluente, no? È leggero tutto quello che fa, nel suo proprio surrealismo, è lui che si inventa la parola surrealismo, nei suoi accostamenti, nei suoi montaggi poetici, nelle sue recensioni e pittorie anche di musicisti, lascia che tutto scorra, che tutto il mondo, questo mondo per lui anche magico, no? Savinio dice aveva una vocazione, una cultura mistagogica, ecco, lascia che questo mondo resti a uno stato di ebollizione e fa anche da tale scout, e oltre a favorire il giovane Giorgio De Chirico come pittore a farlo scorrere, favorisce anche il giovane Alberto Savinio, che subito prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914 pubblica alcuni scritti musicali sulle Soirée de Paris, la rivista di Guillaume Apollinaire finanziata da una nobildonna, e fa nei locali delle Soirée de Paris nel maggio 1914 un concerto a cui assistono in moltissimi, i nomi che ho fatto, i grandi nomi della cultura parigina e dell'arte parigina, e anche alcuni nomi italiani. Per esempio, da un resoconto di questo concerto non solo a Apollinaire ma anche a Demo Soffici, che allora era il critico d'arte di punta della Voce, poi di La Cerva, delle riviste italiane importanti, quello che ha portato in Italia all'avanguardia con le sue recensioni, con i suoi massacri invece dell'arte italiana così arretrata e così ancora floreale. E tutti dicono, Apollinaire, Soffici e anche altri, di aver visto questo giovane in maniche di camicia, c'è sempre la madre dietro, non dimenticate mai la baronessa di Chirico che guarda e protegge e controlla il figlio, che in maniche di camicia distrugge un pianoforte, proprio con le maniche sane si distrugge anche le mani, suona una musica così iconoclasta, musicoclasta, che dice Apollinaire, io immaginavo Savinio che dopo un pianoforte ne fa fuori un altro, e così continua emigrando dalla Francia agli Stati Uniti e come dire, facendo sparire dalla circolazione tutti i pianoforti della terra, e questa sarebbe una liberazione, dice più o meno Apollinaire. Ma subito dopo scoppia la guerra. Strano destino quello di Savinio, in parte destino della sua generazione, dei nati negli anni 90, in Ontario, in Gadda, Nabokov, in tutt'altro ambiente, ma molti di questi intellettuali e scrittori è come se fossero nati in ritardo e in anticipo, cioè, soprattutto in Italia, cioè, subito dopo la prima generazione moderna, davvero moderna, che ha tenuto a battesimo anche le avanguardie, e subito prima invece del pieno Novecento. E Savinio arriva, come dire, a prendere l'ultimo treno della Belle Époque, delle riviste più autorevoli di quell'epoca, scrive sulle sue reti un attimo prima che siano abolite, che smettano di uscire, scrive nel 1915-16 sull'Ultima Voce, la grande rivista, l'importante rivista fiorentina fondata da Papini e Prezzolini, diretta a lungo da Prezzolini e poco da Papini, ma che nel 1915 viene invece diretta da un giovane critico che ha molto più interessi letterari che civili, che è Giuseppe De Robertis. E si dice spesso che su questa serie della Voce, la Voce bianca, la Voce di De Robertis, l'unica vera scoperta di scrittore sia stato proprio Savinio, che comincia a pubblicare, quindi prende gli ultimi treni, e capiterà anche in futuro, nel 1938 la Galleria La Cometa pubblicherà un suo scritto su Gemito, e subito dopo sarà chiusa nel clima delle leggi razziali. Insomma, non molto spesso Savinio arriva, per dirla di nuovo miticamente, come la nottola di Minerva sulle esperienze del primo Novecento. E ecco, su questa Voce pubblica alcuni pezzi e continua durante la guerra a pubblicarne altri su altre riviste, quando poi la Voce chiude, che confluiranno anche sulle prime riviste Dada,
pezzi che in gran parte confluiranno nel primo libro citato da Walter, Ermafrodito del 1918, pubblicato per le edizioni della libreria della Luce. Nel frattempo, Andrea De Chirico, che ha preso intanto lo pseudonimo di Alberto Savigno, Albert Savigno è in Francia un confusionario e prolifico scrittore e editore del tempo, entrambi rientrano in Italia nel maggio-giugno 1915 e sono arruolati come soldati italiani con l'entrata in guerra dell'Italia. Non faranno una guerra di fronte. De Chirico, con la sua pigrizia, furbizia, astuzia, dopo che sono passati a Ferrara, dove conoscono il poeta Gogoni, conoscono Giovanni de Tisis e Carrà, e la città che viene considerata, come sapete, la città in cui si è davvero ratificata, è davvero esplosa e si è affermata la cultura metafisica. Ferrara, città metafisica per eccellenza, città di grandi luci meridiane, paniche di grandi ombre, no? De Chirico finisce qualche mese in un ospedale psichiatrico, un ospedale, e con Carrà in quell'ospedale dipinge i quadri metafisici. Nasce subito un bisticcio tra De Chirico e Carrà sul primato della metafisica, se ne diranno poi di tutti i colori. Savigno viene mandato a un certo punto, come diceva Walter, a fare l'interprete a Salonico. Non combatte, l'interprete pare servisse poco, assiste nell'agosto del 17 a un tremendo incendio della città di Salonico, che ricorrerà spesso nei suoi articoli, nei suoi racconti, e poi appunto pubblica questo libro, Tornato in Italia, che non è un romanzo, anche se per comodità nelle edizioni Adelphi, no, l'hanno raccolto nella nave Argo molte opere di Savigno, chiamano romanzo Ermafrodito, romanzo il libro successivo che si chiama La casa ispirata, che racconta la Parigi dell'anteguerra. Non sono dei propri romanzi, meno che mai Ermafrodito, che è una specie di grande frullato bizzarro di scene, scene di soldati, scene di città, scene di Ferrara, scene di Salonico, scritto in un linguaggio bizzarro. Un linguaggio che deve molto alla tradizione di Dossi, che sarà quella poi ripresa da Carlo Emilio Gadda. Un linguaggio non medio, come sarà il linguaggio maturo di Savigno, e tra l'altro Dossi era stato un amico di famiglia. Dossi era stato plenipotenziario, ambasciatore ad Atene, quando c'erano i De Chirico, e Giovane Savigno era stato poi dopo a trovarlo. Giovane Savigno a Milano aveva letto Pulci, insomma. La letteratura bizzarra, comica, grottesca, le metafore, le immagini arcimboldesche, una cosa tipica di Savigno che resterà anche nell'età matura, è paragonare qualunque cosa in particolare a qualcosa di culinario. Quindi il Duomo di Milano è un grande asparago all'orizzonte, no? Un grande fascio di asparagi all'orizzonte. Le mani sono spesso, le mani dei personaggi sono spesso dei salumi appesi al braccio, ma c'è questo gusto arcimboldesco di Savigno. A breve, perché poi passiamo alla nuova enciclopedia, ma volevo darvi un po' l'idea di uno sviluppo, se no non si capisce come Savigno sia arrivato a quella sua maturità che vedremo. Dicevo, Savigno nel primo dopoguerra viene trasferito a Milano per un periodo, non è ancora smobilitato come soldato, alla censura della Posta a Palazzo Reale, e lì conosce tra gli altri Massimo Contempelli, che è letterato più anziano, nato a fine anni 70 dell'Ottocento, che proprio in quegli anni però sta trovando se stesso dopo un lungo vagabondare su lì di Carducciani, e scrive dei libri davvero d'avanguardia, La vita intensa e La vita operosa, che sembrano già libri del secondo Novecento, sembrano libri e Savigno si sente che si fa l'orecchio su questi libri di Contempelli, cui tra l'altro Contempelli cita il pianista Savigno. Insomma, se ne sta a Milano per un periodo, e però si trova probabilmente in una situazione, diciamo, centrifuga come letterato, cioè non sa bene che cosa fare. Molti progetti ci sono in questi anni. C'è un progetto di romanzo che si chiama Avventure di Innocenzo Paleari, un po' come le avventure, un termine contempelliano, anche quello di quel periodo. C'è un che resta incompiuto, c'è La casa ispirata, che invece ci ha puntate su una rivista e poi viene
riunita nel 25 in volume. Ci sono articoli, raccontini pubblicati qua e là su riviste e giornali che poi a poco daranno forma a un libro che uscirà solo nella seconda metà degli anni 30, cioè Tragedia dell'infanzia. Savigno è incerto, e Savigno, questo mi interessa sottolineare, è uno scrittore, un intellettuale, un artista che ha un mondo, un immaginario talmente suo che non può essere in fondo troppo scalfito dalle circostanze esterne. L'ansia però di poter esprimere questo immaginario fa sì che si sbracci un po' da tutte le parti, anche con le alleanze culturali letterarie. Prima le stabilisce con Soffice Papini, che definisce ermafrodita un emporio levantino in cui si trova di tutto, ma che poi dopo litigherà con Savigno, come Soffice, con i Mestiri, in particolare forse anche più con Giorgio, come Soffice. Poi comincia a collaborare con La Ronda, cioè la rivista del cosiddetto ritorno all'ordine della prosa d'arte, e scrive articoli nazionalisti, lui così cosmopolita, però scrive nello stesso tempo anche delle recensioni che invece sono molto attente alla realtà della letteratura francese, d'avanguardia di quel periodo. Quindi si sdoppia, troviamo in Savigno tutto il contrario di tutto, non solo in questo periodo. Mi viene sempre in mente, occupandomi di lui, di un verso di un poeta russo, Mandelstam, no? Col potere non ho avuto che vincoli puerili. Ecco, i vincoli di Savigno col potere sono puerili, perché non sono vincoli forti, non sono vincoli davvero ideali, sono i vincoli che semplicemente cerca il modo, la strada per poter esprimere qualcosa che nella cultura italiana non trova posto. E quindi cerca via via delle alleanze, anche con una certa spregiudicatezza. Savigno in questa chiave anche collabora con alcuni giornali, con parecchi giornali, ma è interessante che collabori anche con i giornali attraverso Soffici, via Soffici, che comincia a diventare, poi smette presto di essere, all'inizio anni 20, lo stratega culturale del movimento fascista. Collabora con due quotidiani legati al fascismo, Il Nuovo Paese e poi Il Corriere Italiano, tra il 23 e il 24. E gli storici ci dicono che nella redazione del Corriere Italiano probabilmente viene concepito il delitto Matteotti. Il Corriere Italiano verrà chiuso, anche quello. Savigno ha cominciato a fare però precocemente critica cinematografica, lì e la farà altrove, anche col cinema avrà, tanto per cambiare, un rapporto molto ambivalente. E di lì a poco, mentre Giorgio già si è trasferito di nuovo a Parigi, Savigno, che sente comunque che tira un'aria ormai di regime e che comunque non ha ancora trovato la propria identità, manda Giorgio dall'Italia, da Roma, dove sta in quel momento, e dove si sposa, come diceva Walter, molto in fretta, con un innamoramento immediato avvenuto al Teatro d'Arte di Pirandello, a cui collabora Savigno, collabora Giorgio come scenografo, Savigno come musicista, anche come scrittore, sposa un'attrice della compagnia di Eleonora Luse, che ha fatto l'ultimo tour con la Luse in America quando poi la Luse è morta, cioè Maria Morino, che ha pure una sorella attrice che continuerà a fare l'attrice mentre Maria Morino smetterà gli Ode. E Savigno, presto, dopo che Alberto ha mandato dei disegni suoi, perché anche Savigno aveva cominciato a disegnare, disegnava da giovane, anche se non è rimasto praticamente niente, manda questi disegni a Giorgio e anche alcune pitture, mi pare, e Giorgio dice: sono molto belle, continua, gli dà qualche consiglio. Savigno si trasferisce a Parigi anche lui con la moglie e comincia a esporre nelle maggiori gallerie con i maggiori mercanti d'arte. E allora c'è questo periodo dal 27 più o meno, inizio degli anni 30, fino al 33, quando tornerà in Italia, che è il periodo della pittura, ed è nello stesso tempo il periodo delle collaborazioni giornalistiche più solide, proprio dai Semiristo, ormai di primo piano, con alcuni giornali, in particolare l'Ambrosia, un giornale che collabora tra gli altri anche Gadda, pubblica le sue cronache dalla Francia, un paese verso cui l'Italia fascista ha grande diffidenza. Savigno prova un po' a mediare, come diceva Walter, il Savigno europeista non nasce subito, o meglio, nasce forse europeista e cosmopolita, ma Savigno paga qualche compromesso con il regime, no? Ogni tanto Savigno scrive moltissimi ritratti di Apollinaire, ma quelli scritti in questo periodo sono ritratti che fanno di Apollinaire quasi un romano antico, per chiarirci, no?
e poi lui casserà queste parti via via pubblicando intere le corrispondenze in un libro souvenir del 1945. Ma sono pezzi molto belli, molto felici, in cui per la prima volta vediamo, secondo me, che Savini ha trovato una forma di scrittura meno bizzarra superficialmente, diversa anche dalla Casa Ispirata, che è un libro quasi ante litteram gardiano davvero, perché è un libro come le avventure, come quello che ci rimane delle avventure di Vincenzo Paleari, in cui una specie di gravitas parodica prevale e prevale il cozzo tra frasi altisonanti e situazioni comico-grottesche. Però Savinio via via invece filtra tutto con un umorismo molto suo e trova una prosa rapida, veloce, diretta. E ci sono dei ritratti formidabili, ci sono delle recensioni cinematografiche, degli scorci di Parigi, c'è un memorabile articolo su un pranzo a casa della scrittrice Colette che immerge le mani in questa insalata, le mani sporche, tira su un'insalata piena di maionese, e Savinio la guarda col suo pudore, perché questa è una caratteristica di Savinio, una grande pudicizia, no? Savinio, questo l'ho dimenticato, ma a inizio anni 20 è molto importante, Savinio sarà un po' il teorico di un'altra rivista che nasce insieme alla Ronda, rivista d'arte, Valori Plastici, e lì scriverà alcune cose sull'arte importanti, come alcuni articoli di suo fratello Giorgio, e teorizzerà l'ironia come deformazione necessaria, come pudore di chi ha capito e non può dire le cose direttamente, e quindi deve schermarle in qualche modo. Savinio poi torna, prova a fondare delle riviste con l'aiuto di un industriale, ad esempio la rivista Colonna, sono progetti che finiscono molto presto, e Savinio negli anni 30 è Savinio probabilmente più compromesso, con un certo, fino a un certo punto, ma abbastanza, anche con un tono, diciamo, nazionalista. Ecco, Savinio, che è famoso perché usa continuamente nei suoi ultimi anni la metafora, l'immagine della cultura nuova come cultura copernicana, della cultura vecchia come cultura tolemaica, invece in questi anni fa l'elogio del tolemaico, del chiuso, della cupola, di tutto ciò che prima o poi dirà di odiare, di tutto ciò che in Italia è classico, fermo, che si richiama al passato. In parte ci sono anche articoli composti in questo modo, e tiene una rubrica sulla Stampa, Torre di Guardia, che durerà parecchio fino all'inizio degli anni 40 e che sarà in parte pubblicata da Leonardo Sciascia a fine anni 70. Sciascia sarà un grande promotore dell'opera di Savinio, perché Sciascia Savinio è lo scrittore più importante della prima metà del Novecento italiano, insieme a Mirandello addirittura. E poi però ecco, c'è un punto in cui trova se stesso davvero, secondo me. Intanto c'è una strana coincidenza con Galla, io ve la do come coincidenza perché Savinio ama sottolineare le coincidenze, quindi lo facciamo anche con lui. Cioè Galla, dopo la morte di una madre assai ingombrante, pubblica, finalmente si mette a comporre e poi pubblica puntate in parte su rivista La Commissione del Dolore, fine anni 30. Più o meno pochi mesi dopo muore la madre di Savinio, ingombrante. Ci sono continuamente madri, Savinio le scrive come incestuose, assassine, morbose. Una delle prime cose che Savinio ha scritto, la scritta in francese, Le Chants de la Mi-Mort, I canti della mezzanotte, e lì troviamo delle figurazioni metafisiche, la pittura metafisica, subito prima della prima guerra mondiale, e c'è una madre assassina che uccide la possibile donna del figlio. E lì Savinio dice spesso il sogno di ogni madre è riprendersi completamente il suo figlio, a tutti i costi, e spesso ci sono queste figure in Savinio che sembrano dei suoi alter ego, di uomini soli, lui per fortuna si tratta d'abbraccio, ma insomma, che sono letteralmente soffocati dall'abbraccio materno. Ecco, muore la signora Gemma Cervetto e Savinio finalmente si decide a pubblicare Tragedia dell'infanzia, un libro che mitizza, scritto lungo anni e anni, ma che mitizza la sua infanzia greca, un libro molto piacevole in cui la scrittura è insieme razionale e appunto fantastica, con qualcosa di surreale, ma di quel surrealismo che dirà Savinio non è quello dei surrealisti. Andrea Bretona, fino agli 30, dice il surrealismo deve moltissimo ai fratelli di Chirico, e Savinio, gratto, ribatterà però il surrealismo a qualcosa di informe, cerca l'inconscio, invece io voglio dare forma all'informe e coscienza all'incoscienza.
e chiamerà il suo un surrealismo supercivico, in fondo i suoi sono miti razionali. Dopo Tragedia dell'infanzia pubblicherà un altro libro nel 1941 di memorie più o meno fantastiche e autobiografiche, che è Infanzia di Vivace Dolce Madre. Questo nome è il nome del suo, di uno dei suoi alter ego con Aniceto, Animo e altri. Però, come dicevo, nel frattempo nasce il Savinio, che sarà poi il Savinio che scrive il nuovo Enciclopedia, cioè nasce un autore che secondo me trova un punto d'appoggio. È importante il Savinio dei racconti che citava Walter, i racconti scritti via via su rivista, raccolti nel 1938 nella prima raccolta organica Achille Innamorato, appunto racconti surrealisti e frenturisti e insieme molto razionali, dove ci sono pianoforti che piangono, muoiono, si buttano dalla finestra, oggetti animati, deformazioni animalesche dell'essere umano, un imperatore romano che entra nella casa di un cittadino romano del Novecento, Treciani, tutto. Questi racconti a volte sono molto belli, lo saranno anche quelli di Casa la vita del 1943 e di Tutta la vita del 1945, a volte invece sono un po' secchi, lasciano un po' freddi, sono un po', Walter diceva prima, sterili, forse è vero, mentre invece la più briosa e risolta scrittura saviniana si ha quando Savinio, come dice introducendo il suo libro Più fortunato, a lui non piaceva che fosse più fortunato, ma lo è stato, Narrate uomini la vostra storia nel 1942, e la scrittura Più fortunata arriva quando Savinio ha già un canovaccio sotto e lo utilizza per le sue divagazioni, perché la vera scrittura di Savinio è una grande, continua divagazione biografica, autobiografica e saggistica. E allora la biografia, le biografie di quegli uomini che sono protagonisti di Narrate uomini la vostra storia, diventano, dice Savinio, il libretto su cui io ho fatto la musica. E la musica non è altro che questa divagazione saggistica. Ma quel libro viene da, non da lontano, ma viene da una ricerca degli anni 30. Dal 32 al 34, sulla rivista giuridica I Rostri, Savinio aveva pubblicato alcuni ritratti storico-mitici di personaggi messi sotto processo dalla cultura occidentale: Anassagora, Socrate, Giovanna d'Arco, Galileo, Campanella e così via, spesso anche non parteggiando nemmeno per il condannato, no? Dice cose terribili sempre di Socrate, lo vedremo. E via via però si è chiarito che il suo genere è questo del ritratto biografico, in cui lui in realtà poi mette di tutto, mette un sacco di autobiografia, un sacco di fantasticheria. Come se la sua unità creativa fosse il concetto. Savinio è un poeta del concetto, ha bisogno del concetto come unità proprio di invenzione, più che del personaggio o della storia. E allora le vite di Narrate uomini della vostra storia, le vite di Felice Cavallotti, di Paracelso, di Isadora Duncan, di Giuseppe Verdi, di Jules Verne, tutte le altre, di Stradivari, scritte via via tra fine, seconda metà degli anni 30 e inizio anni 40, diventano proprio il suo genere, e per questo sono state fondamentali le collaborazioni giornalistiche. Se uno va a vedere le date, si rende conto che a fine anni 30 e inizio anni 40 Savinio proprio si assesta su questo genere. Collabora ad esempio a un settimanale Oggi, dopo la fine di Omnibus, che è finito apparentemente, anche se non è questa la vera storia che c'è sotto, proprio perché Savinio, che ci collaborava, ha scritto un articolo irriverente su Leopardi in cui diceva che era morto per cacarella dopo un eccesso di una scorpacciata di sorbetto. Savinio pubblica su Oggi, la rivista erede di Omnibus, la rivista diretta da Pannunzio e Benedetti, dei pezzi molto belli di critica musicale. Continua a fare il critico su Omnibus, l'ha fatto di teatro, su Oggi di critica musicale, e sono biografie, sono brevi biografie, fantastiche, più o meno fantastiche, ritratti. Ecco, Savinio, ma anche suo fratello Giorgio, sono, e anche suo fratello Giorgio come scrittore, hanno delle affinità, sono dei grandi ritrattisti che chiudono in una sintesi un destino, a volte anche con una certa brutalità. Cioè si convincono che, ne so, che Walter Nardò, la cosa fondamentale che spiega Walter Nardò sta in un aneddoto o in un tratto fisionomico. Ora, è chiaro che in questo c'è una dose di fantasticheria e di arbitrio, ma è anche uno straordinario esercizio dell'intelligenza. C'è un grande intellettuale francese morto pochi anni fa, Marc Maroni, che ha riflettuto spesso sul fatto che la cultura moderna ha perso il genere
della vita breve, del ritratto tutto con del ritratto caratteriale, no? I moderni l'hanno considerato troppo semplice, quel genere che veniva dai latini, il genere greco, da Plutarco, è passato per il Rinascimento e poi per l'Inghilterra del 6-700, lo consideravano qualcosa di troppo superficiale. No, bisogna scavare di più con la psicanalisi, la sociologia, l'economia. Facendo così, però, dice Fumaroli, hanno talmente espanso il discorso che non si riesce più ad avere quella conoscenza sintetica dei caratteri, delle vite, che una volta era quasi una scienza e che aiuta a capire delle cose che non si possono capire altrimenti, che nessuna biografia monumentale di un personaggio spiegherà e che invece Savinio ci spiega in poche righe. Ecco, questo Savinio è il Savinio che scrive ad esempio Vita di Ibsen nel 1943, il Savinio che scrive Maupassant e l'altro, uno dei suoi libri più belli nel 1944, il Savinio che scrive ritratti e introduzioni a Tommaso Moro, Utopia, a Tommaso Campanella, La città del sole, il Savinio che continua a fare tutto questo fino alla fine dei suoi giorni facendo molto altro, riprendendo la musica, riprendendo il teatro, e che però ha sempre una radice biografica e autobiografica, quasi sempre nelle sue scritture migliori. Biografica, dico, ma anche autobiografica. Savinio è sempre in scena quando parla. E qui contano dei modelli anche usati più o meno parodicamente, assorbiti in gioventù. Ci sono tre autori, e adesso veramente vengo a leggere dalla nuova enciclopedia, che i fratelli di Chirico hanno proprio succhiato nell'adolescenza. Su questo siamo abbastanza sicuri. Un autore allora molto popolare, nei primi due decenni del Novecento, e poi un po' durante il fascismo in Italia, poi mal considerato, è Otto Weininger, un viennese nato nel 1880 e che si è ucciso a 23 anni, come poi William Stendhal, e che ha scritto un libro intitolato Sesso e carattere, un libro lui ebreo fortemente antisemita, e un libro in cui lui teorizza proprio il genere della biografia teoretica, che potrebbe essere quella di Savinio. Savinio non ha la serenità etica di Weininger, il suo estremismo. La tesi fondamentale di Weininger in quel libro è una tesi di un'etica autodissolutoria. Weininger dice che l'uomo, in quanto è nel tempo, ha peccato, è nell'impurità, perché il tempo è impurità, bisogna sottrarsi al tempo, che in fondo significa sottrarsi alla vita, come dice Stendhal, ma voler essere tutti presenti nello stesso momento significa dire bene, ora ci uccidiamo, perché non potremo mai farlo, e teorizza soprattutto il fatto che la donna non ha una sua essenza, la donna è immoralità o amoralità, e quindi la liberazione della donna consiste con il suo non essere più donna. La liberazione della specie umana consiste con la sua abolizione, con l'abolizione di quella differenza tra i sessi, di quella procreazione che Weininger dice immorale. È immorale che un essere umano sia causa di qualcos'altro, sia causa di un corpo. È immorale l'amore dei genitori che è dato a un individuo non per se stesso ma perché è stato procreato da loro. È una specie di estremista etico con idee ma anche bizzarre, ma che ha contagiato moltissimo parte della cultura del Novecento. L'altro autore è Schopenhauer, e soprattutto il saggio sui fantasmi, in cui Schopenhauer parla dell'organo del sogno, di come sognando l'uomo sia chiaroveggente, perché, dando ragione alla sua filosofia, se ne va il principio, se ne vanno le coordinate di spazio e di tempo e si ha un'intuizione intellettuale delle cose al di là dello spazio e del tempo, si vede anche il futuro. E questo ha a che fare con la creazione dell'arte metafisica. E poi il terzo autore è Nietzsche, il Nietzsche di Ecce Homo, cioè dell'autobiografia un po' mitomaniaca che Nietzsche scrive subito prima di impazzire. E siamo al limite dell'autobiografia mitomaniaca nei fratelli De Chirico, solo in Savinio, soprattutto diciamo utilizzata in modo sempre fortemente umoristico e fortemente ironico. Ecco, detto questo, c'è un libro che viene composto da questo Savinio maturo a tappe, attraverso inserire sui giornali, articoli, e in particolare nasce, seppure le voci siano
vadano dai primi scritti degli anni 20 fino agli ultimi dell'inizio anni 50, Savigno muore nel 1952, c'è un libro che soprattutto trova il suo momento di condensazione durante la guerra, che è un periodo di grande creatività saviniana, come avrete capito, di furiosa creatività saviniana, quando Savigno, oltre a scrivere alcune delle voci che compriranno in nuova enciclopedia sulla stampa, sulla rubrica della stampa, le scrive proprio col titolo di nuova enciclopedia su una rubrica che ha sulla rivista Domus di Gio Ponti, e via via comincia a pensare a questo libro. Ma questo libro, Savigno, è un'enciclopedia personale, quasi una contraddizione in termini, e un'enciclopedia, lo vedremo, dove la voce Cieco ha la stessa importanza della voce Zampieroni, per dire, no? Personalissima, divagante. Ecco, questo libro Savigno in realtà non lo pubblica mai. Quindi la nuova enciclopedia che noi abbiamo è stata pubblicata da Delfi nel 1977 con una nota editoriale un po' misteriosa, che è stata ripetuta identica nell'edizione del 2017, molto discutibile, che prende e esclude alcune voci che forse Savigno voleva mettere nel suo libro, e esclude anche racconta male anche la provenienza delle singole voci, perché parla di Domus, parla della stampa, ma non parla per esempio di alcuni periodici, di alcuni giornali. Insomma, è un libro misterioso, è un destino saviniano in fondo questo, no? di questo misto di vero e falso, di libro d'autore e libro non d'autore. Savigno, che diceva che l'essere umano non è data alla scoperta della verità, ma che la vita umana è tutto un misto di vero e falso, no? E che a lui spesso preferisce addirittura gli episodi falsi, magari fattualmente, perché sono più significativi, dicono qualcosa di più, esprimono qualcosa di più. Ora, io sono qui a parlare quindi di un autore che non è affatto un romanziere, che però ha scritto questi libri come dei romanzi di idee, dei racconti, una composizione a mosaico. Ha scritto i suoi ultimi libri saggistici come una composizione a mosaico di divagazioni sulle idee. E a un certo punto, in un suo articolo degli anni 40, l'ha detto esplicitamente, e ha scritto questo: molti mi domandano il perché di questo mio passare dall'argomento ad argomento. Non si capisce? Perché io scrivo romanzi di avventure. Quali avventure oltre a quelle delle idee, ora che il mondo è tutto esplorato? Cesare Garbo diceva che una buona definizione del saggio è quello scritto in cui le idee hanno una durata e una storia, come nel romanzo ce l'hanno i personaggi. Cioè ciò che non avviene di solito trattato è una sequenza di idee che io espongo, concateno un'altra, ma non do la storia di queste idee, la storia della loro formazione, della loro vita, magari del loro spegnersi. Ecco, invece Savigno tratta le idee come personaggi, dicevo, i concetti come personaggi, è un poeta del concetto. E il suo libro che non riuscì mai a pubblicare, anche se ne aveva l'intenzione, il libro che restò sempre a uno stato fluttuante, indefinito, questa nuova enciclopedia, è paradossalmente, paradosso saviniano, il libro che forse lo rappresenta meglio tra tutti. E io vi ho portato una piccola antologia da questo libro, che serve a far capire alcuni leitmotiv di Savigno. Intanto Savigno, il suo modo di passare da pariofrasca, il suo modo di indagare, la sua scrittura matura, il suo stile, i suoi temi. Intanto all'inizio ci sono alcune righe corsive, ricordate, nella nuova enciclopedia, che dovevano stare in cima anche al libro progettato da Savigno, che dicono questo: sono così scontento delle enciclopedie che mi sono fatto questa enciclopedia mia propria per mio uso personale. Arturo Schopenhauer era così scontento delle storie della filosofia che si fece una storia della filosofia sua propria e per suo uso personale. Schopenhauer è citato molto spesso in questo libro, soprattutto contro Socrate e contro Pitagora. Savigno, questo uomo novecentesco, non sapete che nel Novecento c'è stata una grande ripresa della cosiddetta filosofia presocratica in contrapposizione al platonismo, a Socrate come inizialmente decadenza della Grecia, e anche Savigno si sente un presocratico e ce l'ha molto con Socrate, ce l'ha con Pitagora come asianesimo della cultura, e dice che questi due non hanno lasciato niente di scritto, a Socrate, no? E cita spesso Schopenhauer anche nella nuova enciclopedia, e dice: io diffido
persone che non hanno lasciato niente di scritto. Io volevo cominciare, poi dopo andiamo in ordine, ma invece volevo cominciare dalla voce enciclopedia, perché ci riporta a un tema a cui ho accennato all'inizio parlando di Milano, ricordate la civiltà, l'omogeneità. Savinio dice: come ci può essere equilibrio, come ci può essere civiltà, che significa omogeneità nella polis, se alcuni uomini pensano alla curvatura dello spazio e al sesso dei metalli e altri contemporaneamente pensano all'architettura tolemaica dell'universo? E poiché d'altra parte non c'è speranza che idee così lontane possano unirsi e fondersi, conviene rassegnarsi a una crisi perpetua e sempre più grave della civiltà. Rinunciamo dunque a un ritorno alla omogeneità delle idee, ossia a un tipo passato di civiltà, e adoperiamoci a far convivere nella maniera meno cruenta le idee più disparate, ivi comprese le idee più disperate. Questo sembra quasi già Sciascia. Ecco, questo è il tema saviniano. Savinio ripete, sempre di più nella sua età matura, che a un certo punto, dopo l'Ottocento, sono spariti davvero del tutto gli dèi e Dio è sparito del tutto dalla civiltà europea. Che cosa significa questo? Significa, per dirla col titolo di uno dei suoi saggi più importanti e famosi del 1947, che è la fine dei moderni. L'uomo si trova a operare, l'artista, l'intellettuale, l'uomo, senza moderni. Ognuno deve farseli da sé. È un tema anche novecentesco che Savinio racconta a suo modo, antologizzando infine dei modelli alcuni scritti di autori novecenteschi e facendone una specie di nuovo di mito razionale. Senza modelli non è una cosa nuova, ce l'hanno detto molti nel Novecento. Il Novecento è il secolo senza padri, non ci si può più riferire alla cultura precedente, alla cultura della Belle Époque, cultura di padri barbuti. Savinio li descrive spesso, come era suo padre Evaristo, di ingegneri intrepidi che sapevano cos'era il bene e il male, costruivano ferrovie nel deserto della Tessaglia. Ogni uomo deve farsi da sé il suo mondo, deve avere quell'autonomia e quella democrazia mentale che, dice Savinio, gli uomini non hanno quasi mai. E allora, non avendola, si nascondono, cercano i dittatori, cercano dei surrogati, cercano di parassitare qualcosa, si sentono vuoti, e il vuoto è uno dei motori, per Savinio, più tipici del totalitarismo, perché è il vuoto che fa sì che ci si consegni a qualcuno, l'incapacità di vivere soli, con autonomia mentale. Questo è il grande tema del Savinio maturo. E Savinio, anche qui come al solito, Savinio che dice la verità unica è la verità totalitaria, le verità sono sempre almeno due, di opposte anche. Questo è Savinio che anche sull'enciclopedia sembra avere due idee. In alcuni articoli dice: oggi è impossibile un enciclopedismo, è impossibile perché le conoscenze non sono omogenee. Altrove dice: beh, allora io mi faccio, provo a fare un'enciclopedia che abbia una presa anche sul pubblico, ma che rimarrà comunque personale. E qui arretrerei, tornerei all'inizio e andrei a una delle prime voci. La voce è Antenati. Il Weidinger che vi ho citato, da cui Savinio riprende anche proprio alcuni concetti. Per esempio, uno dei temi più ossessivi di Savinio è il fatto che la figura del cerchio è una figura odiosa, perché il cerchio è uno sterile girare su se stessi. Savinio preferisce il quadrato, preferisce la linea, odia il cerchio, e Weininger dice che proprio per la sua viziosità intrinseca, questo movimento che torna sempre su se stesso, il cerchio è addirittura immorale. Ma Weininger dice anche un'altra cosa, tentando una caratteriologia metafisica dei tipi umani, dice a un certo punto della sua opera, cito qui per la prima volta questa grande conferma del mio sistema filosofico: sono pochi gli uomini che non abbiano uno o più volti animaleschi, e gli animali a cui assomigliano sono loro simili anche nel comportamento. E parla del cane delinquente schiavo che non ha un'identità sua, il cavallo enigmatico aristocratico che rappresenta la follia di Nietzsche, ma anche qua viene chirico, maiale, cammello, scimmia, bue, asino, le donne che ovviamente sono oca, colomba, gallina, pappagallessa, cagna, vacca, cerbiatta, gazzella e così via. E dice a un certo punto: l'uccello è il desiderio della tartaruga, dell'uomo chiuso che sta compiendo una mutazione ma tuttora non vola, che sembra già una frase spiritosa di Savinio. E Savinio, come forse qualcuno di voi ricorderà, e come ha ricordato Walter all'inizio, quando diventa pittore spesso fa dei ritratti che hanno la testa di uomini, che hanno la testa di animali.
E allora qualcuno prende questo per una deformazione, un'ironia, un gioco surrealista, e Savino dice no, è una cosa serissima. Io in questo modo ho visto il vero, serio carattere di quella persona, il carattere che non voleva svelare. Quindi sono veri ritratti, Savino, ritratti metafisici. E nella voce Antenati, riecheggiando senza dirlo il suo Weininger, dice: nei cognomi di origine bestiale sopravvive il totem originale, no? L'animale di riferimento di un gruppo. Di là dalla cristallizzazione della vita sociale che ha coperto gli uomini di una pelle uniforme di un medesimo colore, si esca dalla scia dell'abitudine, si legga al cognome bestiale con occhio etimologico e il latore di quel cognome si staccherà nell'istante stesso dal comune destino degli uomini e riapparirà nella sua fatalità propria, inusata, dimenticata, ma fresca ancora al pari della carne dei mammut estratti dopo milioni di anni dai ghiacci della Siberia settentrionale. In testa a tutti avanza la fresca nobiltà, la gente porcia, porcia del pari si chiamava la moglie di Marco Giulio Brutto, no? Di Cesarecina, in italiano diciamo porca. Segue qualche mammifero grosso, manzoni, qualche fiera agile, leopardi, viene infine la mintaglia, i gatti, i pecori, i lepri, i colombi, i pescetti, i mosche, i canini, i lumachini. Nessuno può credere quanto io mi immergo nel meditare su un eventuale commendatore a Rieti con testa di montone, quando mi sprofondi a ricostituire certe antichissime e misteriose armonie, certi oscuri giochi che gli ignari considerano cose non serie. Ecco, Savino spesso lo dice, l'uomo che si considera serio spesso è solo un trombone, come diremmo, no? La vera serietà non è seria, è non prendere sul serio. Troppo, no? La vera serietà, come la vera profondità, è di portare la profondità alla superficie e quindi permettersi di essere superficiali perché si è capito cosa c'era al fondo. In quella serie di pitture che figurano uomini in contesti di animali, i più frivoli hanno creduto ravvisare una intenzione caricaturale che assolutamente manca. Quelle mie pitture sono studi di carattere, meglio ancora ritratti, perché il ritratto, il vero ritratto, è la rivelazione dell'uomo nascosto. Il quale ora è un gatto, ora un cervo, ora un maiale, più di rado un leone, ancora più di rado un'aquila, spesso un animale senza vita, ma ugualmente nocivo e mortifero, ossia una carogna. Questa verità tanto profonda, tanto terribile, tanto grave da portare gli egizi, temendo di soccombere sotto il peso, la facevano portare ai loro dei contesti agli animali, la quale verità quassù eufemisticamente si chiama metafisica e le scienze italiane. Dai fratelli De Chirico e i racconti di Savinio, chi li ha letti lo sa, sono pieni di queste metamorfosi animali, no? Sono pieni di queste metamorfosi animali, metamorfosi rispetto alle quali Savinio guarda gli antichi, guarda da Apuleio, c'è cioè un articolo di contrapposizione tra Apuleio e Kafka in Savinio, dove si salva Apuleio e Kafka viene guardato un po' maluccio. E si ricorderà anche il gioco sui nomi, non solo i nomi di animali, ma soprattutto di animali. C'è un racconto, per esempio, dove muore un uomo che si chiama Candido Bove. La vedova, ad un certo punto, muore la moglie di Candido Bove, e Candido Bove si ritrova da solo, vedovo, in questo salotto. Solo che in questo salotto c'è una poltrona, e le poltrone in Savinio, come altri oggetti inanimati, si fanno animati, metafisicamente. E la poltrona, a volte in qualche racconto, per esempio c'è un racconto in cui una madre traumatizzata dallo schiaffo del figlio si trasforma in poltrona e sta lì sempre come una specie di punizione, no? Le poltrone sono, dice Savinio, ci sono parenti strettissimi, i mobili sono nostri parenti, sono ciò che rimane dei nostri parenti. Ebbene, Candido Bove si siede su questa poltrona o lì vicino e non si accorge che i mobili stanno parlando, i mobili a loro volta non si accorgono di alzare la voce e che Candido Bove è lì e cominciano a raccontare delle performance sessuali che la moglie morta faceva su di loro, su tutti questi divani di poltrone, con gli uomini più vari, arrivati in casa per una situazione assolutamente occasionale. Questo è, ma non solo però sui nomi di animali, Savinio gioca sui nomi di poeti, gioca sul significato dei nomi. C'è un altro racconto famoso di Casa la Vita in cui c'è un personaggio che si chiama Omero, ma viene chiamato dagli amici da tutti Mero, perché sembra troppo altisonante. La moglie viene operata in ospedale e lui va a trovarla, ci sono le amiche, queste
signore. Insomma, a un certo punto la moglie è sotto anestesia e quando si risveglia, intanto Nero non capisce perché le sue amiche della moglie continuano a chiamarlo Nero, che di solito non lo fanno. La moglie si risveglia ancora intontita dall'anestesia, pronuncia la sua prima parola. La sua prima parola qual è? Virgilio. Quindi di nuovo con una specie di tradimento di un'epica, diciamo, per un'altra. Quindi i nomi. Poi vi ho portato la voce coscienza tutta intera, perché breve? E perché è uno dei temi fondamentali di Savinio, tema di Chan, tema novecentesco, declinato a suo modo, in modo umoristico. Il tema appunto dei presocratici contro svolta socratica platonica della filosofia greca, svolta per lui non greca. Perché? Perché la svolta è idealistica. Savinio si sente presocratico perché per Savinio, lo vedremo, la metafisica, che cos'è? La metafisica creata da lui e dal fratello Giorgio non è altro che l'idea che il fisico e il metafisico non sono staccati l'uno dall'altro, non c'è soluzione di continuità tra il mondo che si vede e il mondo che non si vede, ma sono una linea sola, così come lui dice volevano i presocratici quando indagavano la natura. E invece Socrate e Platone portano un discorso su un altro piano. Ho sempre diffidato di Socrate. In una breve storia della filosofia compilata per suo uso personale, questa acuta osservazione di Schopenhauer: diffido di coloro che non hanno lasciato traccia scritta del proprio pensiero. Ho sempre diffidato di Socrate, non mai tanto però come da quando ho scoperto e determinato gli incalcolabili danni che la coscienza ha recato all'umanità. E lo dobbiamo a lui questo bel regalo, a quell'uomo snasato e incagnato, a quell'avvocato degli istinti plebei e della grandezza mentale, e alla sua perfida, tendenziosa interpretazione del conosci te stesso, Apollino. La coscienza era già era un vizio che l'uomo nascondeva in sé, ne aveva la fronte di esternarlo. Venne lui lo scontento, il vendicativo, il plebeo invidioso, l'antiartista, le vorrei vedere le statue degli uglioni su Pronisio, il padre di Socrate era uno scultore, a volte Socrate stesso viene confuso con un Socrate scultore da alcune fonti, ed esaltò quel vizio, lo legalizzò e gli diede autorità di manifestarsi si svergognatamente, di pavoneggiarsi, tutta la volgarità, tutta la stupidità, tutta l'ignobilità, tutta la vigliaccheria, tutta la brutta vita, tutta la falsa arte che imperversa da allora in poi e che oggi ancora si vuole imporre a noi presocratici. La dobbiamo a lui, alla levatrice della coscienza. E subito sotto c'è una voce, la voce cultura, che bene esemplifica la dialettica continua del pensiero savignano. Savinio non ha paura di portare un'idea fino in fondo, perché lui gioca con le idee. In fondo, che cos'è la coscienza socratica? È ciò che si oppone in noi al fluire di idee diverse. Spesso Savinio dice: io la mattina mi sveglio e la penso in un modo, di pomeriggio la penso in un altro. E l'idea unica per Savinio è una fissazione da malati mentali. Avere un'unica idea in testa è patologia. E quindi avere essere fortemente coscienzioso, voler rispondere delle proprie idee come se non fossero anche dei giochi mentali per Savinio è una malattia. E sentite cosa dice della cultura, del significato della cultura. La cultura ha principalmente lo scopo di far conoscere molte cose. Più cose si conoscono, meno importanza si dà a ciascuna cosa, meno fede assoluta. Conoscere molte cose significa giudicarle più liberamente e dunque meglio. Meno cose si conoscono, più si crede che soltanto quelle esistono, soltanto quelle contano, soltanto quelle hanno importanza. Si arriva così al fanatismo, ossia a conoscere una sola cosa e dunque a credere, ad avere fede, soltanto in quella, contro i tedeschi che sono portati alla specializzazione. Anche il fanatismo è una specializzazione. Conclusione? Poiché fine della cultura è di far conoscere un numero di cose, e poiché conoscere una cosa significa distruggerla, fine supremo della cultura è l'ignoranza. Mi si passi questa dichiarazione di orgoglio, io già intravedo questo supremo stato di cultura, questo supremo stato di ignoranza, già intravedo questa calma suprema, questo sguardo estremamente sapiente che spazia su un mondo di cose conosciute, di cose distrutte, questo cimitero di cose, questa pace. In Savinio ci sono due opposte tensioni, tra l'altro, una alla vita e l'altra invece è una specie di aspirazione alla morte come soluzione di tutti i problemi della vita. No? E qui sembra che l'ignoranza, come a volte la stupidità, lui che è un cultore, lui che ha intelligenza incarnata, sia una sorta di riposo finalmente dalle fatiche della vita. Subito dopo c'è la voce dolorismo. Savinio usa spesso questa
questo termine, il dolorismo è in fondo una forma dell'estetismo anche, è una forma, è un modo di darsi importanza delle persone, le persone che non sanno vivere autonomamente, con autonomia mentale, hanno bisogno di darsi un tono. Allora, di solito lo fanno tentando di trasformarsi in qualcos'altro che non sono, e questo è l'estetismo per Camillo, per Savinio. A fine anni 30, poco a poco, e negli anni 40, quando deve la catastrofe fascista e totalitaria di Europa, Savinio legge il totalitarismo attraverso la categoria dell'estetismo, cioè dice che cos'è l'estetismo? È un cadavere mascherato, è ciò che è morto, è ciò che non è vero, è ciò che è travestito, che si spaccia per vero e per vivo. E che cos'è il fascismo, diceva Sava in quegli anni? È l'impero romano nel XX secolo, una finzione, è una forma di estetismo, è una forma di rinnegamento di se stessi perché si ha vergogna della propria identità. La vergogna della propria identità diventa aggressiva, diventa trasfigurazione di sé e volontà di trasfigurare gli altri. Ecco, il dolorismo è un'altra forma, voler darsi importanza. Il dolorismo, Savinio, weilingerianamente lo vede soprattutto nelle donne, e in particolare per lui il simbolo del dolorismo è lo stile di recitazione che aveva la maestra di sua moglie, Eleonora Guse, la dolorista per eccellenza. In questa voce però troviamo un altro personaggio del mito greco, il personaggio femminile che insieme con la Nora di Ibsen è il personaggio forse più citato da Savinio, Niobe. Chi era Niobe? Era la donna, la moglie di Anfione, re di Atene, che si vantava dei suoi figli, della sua figliolanza così abbondante, quindi di essere superiore alla donna, la dea, che aveva partorito solo Apollo e Artemide, e quindi è stata uccisa per questo dagli dei. Sono stati uccisi i figli per questo dagli dei. E Niobe si è ritrovata a statua di pietra a piangere infinitamente, e Savinio però dice doloristicamente i suoi figli, e dice a un certo punto: diverso il comportamento della donna e dell'uomo di fronte al dolore, perché del dolore l'uomo e la donna hanno due opinioni diverse. Per la donna il dolore è nobile e augusto, è sacro. Omaggio della donna ciò che tanta parte fa nella vita di lei. Partorirai nel dolore, dice il testamento, e les eternelles se chiama per sempre vuole donne. Da qui il culto del dolore, ossia l'omaggio al dolore che in mancanza di altri motivi rende rispettabili e rispettate tante donne. Le donne credono anche profondo il dolore, questa opinione è condivisa anche da molti uomini, purtroppo anche da molti artisti o sedicenti tali, quali si dedicano con un zelo, una perseveranza degna di miglior causa, alla rappresentazione e all'espressione del dolore, convinti che in questo modo fanno opera profonda. Molti infine portano il dolorismo fino al confine della iettatura, e Savinio ci rideva su nella superstizioso. Credono anche le donne che il dolore purifica e attraverso il dolore si sentono più pure e rigenerate. Credono anche che il dolore aiuta a scontare il male, e questa credenza magica le aiuta ad accogliere il dolore non solo con rassegnazione ma anche con una certa quale riconoscenza e a sopportarlo con un segreto piacere. A complemento di questo beneficio che reca il dolore, i francesi dicono che la joie fait peur. È dubbio, e qui dice una cosa terribile, come dice spesso Savinio, come dice spesso Savinio è un passo, no? Dice: è dubbio che Niobe, potendo scegliere tra la vita e la morte dei suoi figli, la morte dei suoi figli la rese famosa invece di lei una statua piangente, avrebbe scelto la vita. Così come dice in una sua biografia di Socrate, che Socrate era il massimo dell'arrivismo, voleva restare nella storia e per questo non ha accettato di uscire di prigione quando non avrebbe avuto la possibilità. Così come è dubbio, appunto, se potendo scegliere tra l'amnistia che gli assicurava la vita e la circunda che gli assicurava l'immortalità, Socrate avrebbe scelto l'amnistia. Il comportamento di Anfione invece, il marito, perché il marito di Niobe alla morte dei figli cosa ha fatto? Ha preso il coltello, si è finito. È finito. Non ha pianto, non ha fatto tutto questo dolorismo, ha trovato la soluzione, dice Savinio. Il comportamento di Anfione è rappresentativo di un carattere di un uomo che non solo è nemico del dolorismo, ma ha le soluzioni rapide e che scoprono la via. I problemi, questi nodi della vita, o ci sono o non ci sono, ma molto spesso ci sono perché gli uomini li amano, li cercano, li creano. E l'uomo ama i problemi perché i problemi danno gravità alla vita. Mia moglie, e vedete che entra in scena Savinio biograficamente, si maraviglia e si dispiace perché nei momenti nodosi della vita, come traslochi, partenze e arrivi, pagamento del conto in trattoria o albergo, nei quali non siamo conosciuti, eccetera, eccetera, io spargo a destra e a manca, mangio superiore al necessario. Ma mia moglie sbaglia,
quello che si stima superiore al necessario è invece quello stretto necessario che a scienza di me antidolorista serve a sciogliere i nodi in maniera il dolore, perché a stimolare il dolorismo non è necessaria la morte di 7 figlie e di altrettante figlie, ma basta il malumore di un facchino, lo sguardo severo di un cameriere, il mancato sorriso di un portiere di albergo. Per evitare il dolorismo si può anche morire, come fece con suprema eleganza Alfione, perché il dolorismo è l'ostacolo più grave, più pesante all'eleganza della vita, e così via. E dice anche come combattere, dice alla fine la metafisica del dolore, la gente pensa che soffrire li rende migliori, salva la loro anima, li merita il paradiso, la condizione necessaria della felicità. Basterebbe rinunciare al paradiso, come ho fatto io, uomo autonomo mentalmente. Poi salto alcune voci perché non c'è tempo e vengo alla conclusione. Però voglio fermarmi su enfasi, perché è un tema che torna continuamente nella nuova enciclopedia e che spiega anche lo stile maturo di Savigno, così diverso da quello arcimboldesco che vi dicevo di aver fornito. Savigno comincia a ritenere che le grandi opere, a parte che Savigno non ha nessuna simpatia per la monumentalizzazione dei grandi, no? Di grande Goethe, che spesso distrugge, ma anche gli autori americani, no? La grandezza di Omero, la grandezza di Dante, insomma questa sorta di mistificazione, di monumentalizzazione delle figure, non ha simpatia per le enfasi, lo avrete capito, ma soprattutto ritiene che si sia arrivati a un punto nel Novecento in cui, proprio perché non si è più in una civiltà barbarica in cui quelle grandi opere un po' bestiali, monumentali potevano andare bene, serve una scrittura totalmente diversa, una scrittura anche adrammatica. Savigno dice che essendo morto Dio, il dramma, la tragedia, non ha più ragione d'essere, tutto va avanti in orizzontale, non ci sono più contrasti verticali tra grandi personaggi, grandi ideali vegliati da un Dio supremo. E qui dice, spiegando anche il suo stile e chiarendo perché lui ha cominciato a scrivere in questo stile così fluente, corsivo, a volte quasi da inchiostro simpatico, il parlare espressivo passa per bello e invece è brutto e soprattutto incivile. La civiltà, ricordate Milano, la civiltà porta a una vita sempre più mentale e alle felici conseguenze della vita mentale, ordine, regolarità, silenzio, e alla illuminazione del gesto. I popoli più civili parlano senza segni, i meno civili con la parola e assieme con i segni. Le enfasi, le inflessioni di voce, il linguaggio espressivo non sono se non il residuo del parlare semeionico dell'uomo primitivo e del gesto passato nel suono. È un gestire con la voce, è il segno che ancora non ci si fida del significato puro della parola, è il segno che ancora non si riesce a vincere in noi lo scimmiesco. Gli uomini civili parleranno non solo senza gesti, ma senza enfasi ancora, senza inflessioni di voce, senza carattere né colore né espressione del suono della parola. E nello stesso modo reciteranno gli attori di un teatro civile, ossia gli attori che avranno del tutto ucciso in sé l'istrionismo. Lo scrittore del pari, che avrà completamente vinto in sé la scimmia, scriverà in maniera non solo enfatica, ma sentite come è provocatorio, per il Novecento tutto fissato sullo stile, dice inespressiva, incolore. Il concetto del bello letterario è tuttora ispirato dal sentimento della scimmia davanti allo specchio. E chiuderei con la voce, però ovviamente non posso leggervela tutta, ma ve ne parlo perché potrebbe essere uno dei, forse il centro addirittura della nuova enciclopedia, e anche un discorso che si trova in altri scritti di Savigno verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Savigno riflette sull'Europa e ripete più volte che Europa non è semplicemente un territorio, l'Europa è uno spirito, è un modo di vivere, è una civiltà che si sposta, e si sposta verso Occidente, perché caratteristica dell'Europa è di non avere niente più Occidente davanti al sole, al tramonto del sole, e quindi la civiltà europea è stata Grecia, poi la civiltà europea è stata Italia, poi è stata Francia, Inghilterra, i paesi nordici, e ora invece la civiltà europea, anzi lo spirito greco, lo spirito occidentale, lo spirito europeo è emigrato negli Stati Uniti d'America, che ci sono venuti a salvare. Vi leggo solo l'inizio per questa lapidarietà saviniana: l'Europa è la tomba di Dio, definizione più esatta dell'Europa e assieme più profonda. Quante volte Dio muove alla conquista dell'Europa, tante volte muore. Muove dall'Asia sua sede naturale. Dio nasce in Asia e muore in Europa. Stupisce che Dio muoia tante volte. Dio, come si sa, è immortale. La morte nella vita di lui appena un incidente.
dovrebbe stupire piuttosto che Dio, riconosciuto da tanti come intelligenza suprema, si intesti nel tentativo di colonizzare questa terra non immortale. Neanche a Dio l'esperienza insegna. Savinio anima spesso il suo discorso con le interrogative di questo tipo. Al lume degli avvenimenti recenti, da come si comportano nella scia di essere uomini responsabili, si può vedere quanto poco agli uomini stessi insegna l'esperienza. È nella testa degli uomini che si conosce Dio. La verità è che Dio non è intelligenza. L'intelligenza insegna a separare. E Dio è unità, l'intelligenza è tante verità, e Dio è questa unità, no? Che è per Savinio il contrario dell'intelligenza. E Savinio dice in questa voce come altrove che lui è cristiano, ma che il cristianesimo è ateo, perché il cristianesimo è amore, amore espanso su tutte le cose, fino agli organismi inanimati, mentre invece Dio è autorità. E dice, e a un certo punto tutto il discorso si traduce nel totalitarismo, perché l'associazione qual è? Bio-autorità, bio-totalitarismo, e dice l'Europa uccide Dio. Due pagine dopo, i due più recenti dei cicli compiuti dall'Europa si chiamano Hitler e Mussolini. Hitler dunque è Dio? Mussolini è Dio? Sì, Dio veduto da vicino è Mussolini, Dio veduto da vicino è Hitler, Hitler veduto da lontano è Dio, Mussolini veduto da lontano è Dio. E continua questo discorso, e poi, come vi dicevo, espande le sue riflessioni, ma torna sul punto fondamentale, che è l'Europa migra, lo spirito europeo non muore in vita, e soprattutto l'Europa è quel luogo in cui nessuna idea è prima. L'Europa è il luogo del dilettantismo, parola che era Savinio, di chissà che non solo nessuna idea è prima, ma nessuna specializzazione. L'idea è viva finché corre, dice, e ce l'ha molto invece con l'Asia, e dice addirittura, parlando di Huxley, che la fonte perenne, che dice addirittura dell'imbecillismo sublimato, la lurda dei dissententi del cervello è una sola linea. Quindi diciamo ci ha giudicato in anticipo per... E espande il suo discorso ancora al sesso, torna su una figura che gli è cara, che titola il suo primo libro L'ermafrodito, perché dice a un certo punto l'uomo europeo si tiene su anche se gli manca lo stimolo della virilità, l'equivalente per la donna europea. L'uomo europeo non porta i baffi, come mi insegna, né la donna europea le mammelle. Tra europei il sesso non è un sacro principio, un orgoglio, un onore. Al solo uomo europeo è consentita una dialettica sessuale, una democrazia sessuale, un liberalismo sessuale, un dilettantismo sessuale. Poi l'immagine sta vita quando Savignano sui campi dei non europei coglionosi di mammelle domina ritto un fallo gigantesco fiancheggiato da due baffi simili a due sciabole nere. Nel mezzo dell'Europa invece, sul divano civilmente magro circondato di apparecchi comodi e silenziosi, sotto una luce diretta e diffusa, dorme ermafrodito. Poi chiudo veramente, non c'è tempo per leggere molte altre voci, ma c'è una doppia voce come enciclopedia Germanesimo che riprende il discorso dell'Europa. Cita Michelet, grande storico dell'Ottocento, che diceva che i tedeschi sono gli asiatici d'Europa. È un momento in cui Germania vuol dire qualcosa di particolarmente minaccioso, e Savinio ironizza e addirittura si mette a parlare di che cos'è, perché nuova enciclopedia pubblico sulle lingue, si mette a parlare di che cos'è la lingua tedesca, che lui aveva conosciuto ma mai imparato davvero, dice, quando era stato a Monaco, quella era la sua infanzia e adolescenza, e dice la lingua tedesca è stranamente culturale. E dice il tedesco in fondo è un esteta, perché non vuole tanto conquistare gli altri popoli, ma vuole perdersi negli altri popoli, vuole far finta di essere un francese come Heine, Schopenhauer, che avevano queste biblioteche tutte francesi, vuole far finta di essere un polacco come Nietzsche, che rivendicava fantastiche origini polacche, vuole sparire come tedesco. E dice c'è nella voce tedesca il suono della voce del sordomuto. Una operazione a rugola dei bambini tedeschi risolverebbe forse il problema di questo popolo infelice e pericoloso. Pericoloso perché è infelice, una circoncisione dell'ugola. Ha mai pensato Rosenberg che il solo modo di salvare i tedeschi di passarli nella categoria dei circoncisi? E questa riflessione sulle lingue, dicevo, anima tutto il libro, per cui non possiamo leggerla, ma nella voce Lingue e Popoli c'è una meravigliosa divulgazione saviniana sul fatto che l'italiano è una lingua tutta classica, tutta definita, in cui la parola, spesso piana e di tre sillabe, sembra un tempietto, le sue colonnine, il suo Santa Sant'Oro di mezzo, e tutta pronunciata, non ha ombra la parola italiana, non ha e,
mentre invece l'inglese è la lingua romantica per eccellenza, che uno pronuncia all'inizio delle prime sillabe e poi lascia sfumare come una coda di cometa, dice. E quindi fa l'esempio da Faithful, Asmund, e dice che si pronuncerebbe proprio così come Faithful. Quindi le ultime sillabe se ne vanno via, vengono pronunciate, sono una specie di coda di... Quindi è un libro che parla di moltissime cose e di tutta... e di tutti i temi fondamentali di Savinio. Il mio sogno, che non posso realizzare adesso perché è troppo tardi, ma che mi piacerebbe realizzare addirittura portandolo in giro di teatro, è di andare a leggere in giro la voce per me più bella e forse la pagina più alta e più savignana che Savinio abbia scritto, che è la voce intitolata Silenzio nel matrimonio, che voi non so se ci sono delle fotocopie, ma sì, sì. Allora, siccome ci ha lasciato questa antologia della nuova enciclopedia, io adesso la renderò disponibile ai presenti. Per quanto riguarda gli altri istituti, la mando Magda, sì. Se c'è qualcuno che la mando vi dico solo il cuore del discorso e vi saluto. Savinio, qui immagina di Vasio Dolce Mare, cioè il suo alter ego, che scrive alla moglie. Questa moglie si lamenta perché dice: ma come? Noi non parliamo più. Ti ricordi quando ci conoscevamo da poco tempo? Parlavamo di tutto, adesso non parliamo più. Diciamo delle cose del tipo hai pagato il gas e questo, e si lamenta di questa cosa e Savinio, e di Vasio Dolce Mare, cioè Savinio cosa dice? Dice: ma guarda che quando io parlavo tanto a te, il mio parlare era un parlare come per fare l'articolo, io parlavo per la stessa ragione così tanto a te per cui Camillo Benso di Cavour mandò in Crimea sulla Italia per farmi conoscere, e quindi oggi ho vergogna di quella mia seduzione, di quel fare il pavone, di quel fare la ruota. Oggi noi non parliamo perché ormai il nostro amore si è realizzato, siamo un essere solo. E Savinio dice anche che nell'amore c'è qualcosa di male sempre, in questo c'è del weilingerismo, e c'è qualcosa di impuro. Noi siamo come degli assassini dopo un delitto, sappiamo tutto di noi e quindi facciamo silenzio. E anzi, se a volte io ricomincio a parlare come allora, tu Caramaglia giustamente dici: ma c'è qualcosa che non va, hai ragione, perché vuol dire che io sto ricercando di sedurti, forse perché ho fatto qualche cosa che non va. Ed è sono quattro pagine meravigliose, insomma, vi consiglio di leggerle, grazie per la pazienza. Poi grazie Matteo, insomma è stata ricchissima questa relazione. Due cose: uno, c'è un'altra voce importante per una enciclopedia e anche più volte citata, che è la retorica, chiaramente. Perché? Perché se c'è un popolo retorico nel mondo è l'italiano. L'italiano fa tutto per la retorica, perché? Perché l'enfasi nel parlare, nello scrivere, nel dire. Savinio riesce persino a dire: noi siamo persino andati in guerra per la retorica, per mostrarci quello che non eravamo. E gli italiani sono questi. E anche un'altra voce all'interno della nuova enciclopedia, estremamente efficace, diciamo meno profonda, meno acuta anche nel cogliere la psicologia della persona, come invece è in Silenzio, ma per cogliere un po' il carattere o il non carattere degli italiani, perché la questione leopardianamente sempre aperta, direi: ecco, quella non è affatto male. Altra cosa di Savinio che mi ha in mente, perché così a cogliere quello che è stata una riflessione che di vari anni del seminario abbiamo fatto più riprese fin dall'inizio, quindi sulle le vite narrate in modo della nostra storia, le biografie, e le biografie che sono appunto, come ha detto molto bene Matteo prima, per Savinio sono il libretto cui ci scrive la musica intorno. Vita di Enrico Ibsen parla quasi di tutto della donna, la liberazione della donna, la nazione della donna, pochissimo di Ibsen, non c'è quasi niente, si intitola Vita di Enrico Ibsen. E però, appunto, le vite immaginarie nel Novecento, e poi altri libri che abbiamo preso in considerazione nel corso del seminario, ovviamente, Gli emigranti di Seba, ad esempio, per venire vicino a noi, al di là di vite di uomini illustri, insomma, Gli emigranti di Seba, l'enciclopedia dei morti di Danilo Chiso, ad esempio, o Una tomba per Boris Davidovich, che è anche questo, sempre racconti di persone che non sono esistite come se fossero esistite, e fino alla somma in mezzo a queste enciclopedie dei morti, un'enciclopedia diciamo degli Stati Uniti, sapete che sì, così,
di mormoni, diciamo, nel paese di mormoni, che raccoglie le vite di tutti quelli che non sono famosi, di tutti quelli che non hanno lasciato traccia di sé, non ci sono dei morti, è un tema ricorrente. A fine secolo, negli ultimi decenni, è tornato fuori, poi giustamente Walter citava invece le vite immaginarie di Marcel Schwab, scusate, che è un libro di fine 800, meraviglioso, che contò molto per Apollinaire, che ha conosciuto Schwab, attraverso Apollinaire, certo qualcosa è passato a Savigno, Apollinaire teneva sul Mercure de France una rubrica che si chiamava La vita aneddotica, ecco, quindi l'aneddoto, il tratto fisionomico, l'occasione, il ritratto a volte anche molto infiltoso, puoi trovarli in Savigno, anche nelle pagine di Chirico, che è molto più maligno, anche gratuitamente maligno, trovate spesso dei ritratti anche di conoscenti molto impietosi, che però in Savigno non sono impietosi in quanto sono polemici. Savigno non è mai veramente polemico, Savigno scrive, gioca con le idee e vengono fuori delle cose anche mostruose, come delle cose esilaranti. Per esempio il mercante d'arte Paul Guillaume, che aveva fatto la fortuna anche sulla pelle di parte degli artisti dell'avanguardia, viene raccontato nella sua evoluzione e anche nella sua morte, e Savigno immagina, un uomo che comunque ha conosciuto e che è morto da poco tempo, dice, sì, c'era qualcosa però in Paul Guillaume che non andava, lui capiva la poesia ma sapeva che lui non ce l'aveva in sé, era un nemico della poesia, forse tramava, e quel giorno la poesia, quel mattino in bagno quando è crollato, la poesia deve averlo ucciso. Quindi c'è una specie di gioco di crudeltà, un po' come quando De Chirico, nemico, arcinemico del critico d'arte maggiore del nostro Novecento, Roberto Longhi, che aveva scritto una stroncatura al giovane De Chirico, sostiene e ripete, facendo un ritratto di Longhi nelle sue memorie, che lo aveva incontrato a Firenze, stava vedendo verso di lui, e improvvisamente Longhi è sparito in un tombino ed è riemerso alle sue spalle per constatarlo. E dice, guardate che questo non è un mito, io l'ho visto, è successo questo, Longhi è affondato direttamente nel tombino. Quindi i due fratelli giocano, diciamo, metafisicamente anche con le vite che hanno attorno, le vite dei figli, le vite delle mogli, le vite degli amici. Invece, ultima considerazione, visto che siamo anche a scuola, no, una cosa interessante nella nuova antologia di Dadi, appunto, di picchi, diciamo, comici di Savigno, è anche il modo in cui è scritta, nel senso che non è né una scrittura narrativa né una scrittura esorcistica, cioè argomentativa, ovviamente. È una cosa e scende spesso all'altra. Però è un bel esempio di quello che la scrittura, in fondo, a un certo punto di vista dovrebbe essere, insomma, perché questa, diciamo, distinzione così rigida dal punto di vista didattico, insomma, funziona poco. Secondo me funziona Savigno proprio per questo tipo di scrittura, che è poi la scrittura che nella vita, nella maggior parte dei casi, insomma, uno si trova più spesso a praticare anche quando intraprende, come dire, una professione, che non necessariamente uno scriverà sonetti, diciamo, però invece è più facile che scriva delle forme che siano in qualche modo assomigliano a questo, insomma. Perché? Perché è vero che una memoria, una perizia, un verbale non si può essere troppo, diciamo, insinuanti, però è anche vero che spesso è difficile così. Quindi, queste forme intendo. E questo, insomma, se parliamo di buona prosa, qui ce n'è tanta. E questo libro basta. È un libro magnifico da aprire a caso. Germanesimo ha due voci, no? Ha due voci dentro il germanesimo, ma questa cosa sui tedeschi che sono l'Asia dell'Europa, che riprende da Michelet, però è magnifica perché loro dicono, cioè rispetto appunto all'Europa, che è la tomba di Dio, perché abbiamo visto che Dio muore, risorge comunque, non in Germania, è una cosa diversa per i tedeschi, che hanno un modo di vivere completamente diverso dal nostro. Una cosa, l'ultima cosa, perché forse non ho riassunto in una definizione, ma quello che fa Savigno, soprattutto da un certo punto in poi, è creare delle micro teorie continue, giocose e, come lui dice, che è la Grecia antica, portatili. Lui dice l'essenza della Grecia antica qual è? La classicità, rendere l'oggetto, anche gli oggetti più grandi, monumentali, troppo per un uomo, renderli a dimensione di giocattolo, come i giocattoli dei suoi quadri che citava Walter. E le sue teorie sono a volte delle parodie delle grandi filosofie della storia, monumentali, ottocentesche,
intrinseche ridotte a qualche cosa di spiritoso. Per esempio, spesso sono teorie psicogeografiche sui tedeschi, o quando dice che dice in Italia non ci possono essere che organizzazioni piccole e spiritose. Perché? Perché l'Italia è tutta attraversata dagli Appennini, è tutta fratturata, e quindi non si può fare una grande organizzazione unita. Quindi questa è una caratteristica proprio della sua scrittura, è la poesia del concetto, proprio in quanto continua costruzione e smontaggio di piccole teorie, di micro teorie. E l'ultima cosa che non ho letto è stato il giudizio sulla musica, però voi lo trovate spesso in Sabino. Cioè Sabino a un certo punto comincia a descrivere i musicisti come anche loro il contrario dell'intelligenza. Dice: io ho smesso i miei rapporti con la musica come non ha mai smesso, perché mentre il pittore guarda le cose, lo scrittore riflette sulle cose, il musicista ha occhi di pesce, è tutto rivolto verso se stesso, non guarda l'esterno, e comincia molto presto ad avere un rapporto molto molto fragile con l'intelligenza delle cose. Quindi la musica, anche qui, come il contrario della chiarezza, della nettezza, della separazione dell'intelligenza. Di nuovo, idea da dialettizzare, perché Savinio ha sempre una sottesa ironia che rovescia quello che sta dicendo, quindi lui continuerà anche come a fare il critico musicale e anche a fare delle opere musicali fino alla morte, e a metterle in scena, fare lo scenografo, fare il regista. Qui c'era anche, credo, insomma, molto Schopenhauer dietro la musica. Sì, perché anche quando devi trafficare così tanto con un'arte che non ha significato, parliamo della musica strumentale, non della musica corale, naturalmente, lì, siccome non c'è una semantica chiara, c'è una tradizione occidentale della musica tonale che dice che certe tonalità minori richiamano la tristezza, non so, re minore, così. Però non è detto, voglio dire, un accordo di sol è legato più alla gioia, però in realtà tre mi o tre re su un pentagramma non hanno un significato verbale. Questo. Quindi chiaramente gli occhi di pesci ti vengono perché vai da un'altra parte, cioè sei da un'altra parte, in questo senso. E, però ecco, l'ironia si distingue sempre all'interno dei pezzi di Savinio, e mi sembra anche per questa scrittura misurata ma ironica, anche se risulticata, un bel esempio, insomma, di prosa, devo dire. E, come ha detto molto bene Matteo, ancora più qui che nella generalità dei racconti, perché sono disuguali, insomma, alcuni sono formidabili, altri po' meno. Beh, insomma, se li capita tutta la vita, Paradiso Terrestre. Paradiso Terrestre è un negozio singolarissimo di questo. Questo signor Gnocco, a cui manca però nel Paradiso Terrestre, lui tassidermista di talento, imbalsamatore, però manca Madame Deva, farai modo di averceli. Però ve lo lascio, scritto con una misura davvero felice, estremamente divertente proprio, e sinistro, insomma, dice davvero molte cose. Savinio è molto, ed è anche questo, perciò è una buona lettura ed è un buon esempio, insomma, rispetto a tanti esempi che si coprono da altri, che sono stanchi, cioè io adesso devo dire la verità, cioè che l'Italia mi ha, insomma, Parigi si lavora ogni tanto, proprio no, grazie, no, meglio di no. Beh, se c'è qualche domanda, noi adesso abbiamo solo neanche 5 minuti, ma c'è, insomma, c'è qualche domanda, prego. Sì, in realtà quelle due voci.
si mischiano, ah, i temi, e si mischiano anche rispetto alla voce Europa, cioè sono in parte sovrapponibili. Sì, quindi. Ma allora, questo che si segnò oggi gioco, appunto, no? Come sempre. Quindi, però non ho capito il gioco della Germania come la Zeta Europa, in che senso? Cioè, contrario allo spirito mediterraneo? È contraria, allora, sa, io piacciono molto le doppie polarità, sì, no? Che qui dai, sì, che dice, insegnano. E quindi non so, e poi cambia nella sua vita, perché per esempio negli anni 30 volte oppone mente mediterranea, italiana, a mente nordica, settentrionale. Però è più qui, in questo caso direi, la contrapposizione proprio allo spirito europeo, cioè la Germania come qualche cosa di invece, appunto, che non ha fatto quei conti europei con Dio, che non ha fatto quei conti europei con la nazionalità, con l'internazionalità, e quindi l'Asia proprio nel senso che dice all'inizio della voce Europa, no? Una specie di volontà di conquistare insieme, perdersi negli altri popoli, perché non si ha un'autonomia in realtà, la famosa autonomia mentale che per Savigno è la caratteristica dell'uomo europeo. E lui poi, ovviamente, dato che sono gran parte di queste voci sono state scritte negli anni della Seconda Guerra Mondiale, non, ripeto, vanno dal 20 al 51 la maggior parte, e lui continua a riflettere ovviamente su questo tema, eppure essendo Savino uno scrittore così spiritoso, lieve, dice significativamente a un certo punto alla voce Hitler delle parole che sono quasi del tutto sovrapponibili alle parole che negli stessi mesi Simone Weil, una, sapete, no, una pensatrice radicale, estremista, prima di tutto con se stessa e non certo umorista, scriveva nei suoi saggi, poi pubblicati con il titolo la prima radice, cioè Savigno dice: perché stupire e dolersi dei risultati che dà il potere di Mussolini e di Hitler, quando gli uomini, tutti gli uomini, sono educati a quelle medesime idee di grandezza di cui Hitler e Mussolini sono la naturale e precisa espressione? Si tratta insomma di un radicale mutamento del concetto di grandezza, del che non si vede segno neppure nel cuore del disastro in cui la grandezza di questi tipi ci ha precipitati. C'è il pericolo invece che per sanare i danni degli Hitler e dei Mussolini siano creati nuovi Hitler e nuovi Mussolini. Sono quasi le stesse parole della Weil. Cioè, come dire, finché noi non cambieremo il nostro concetto di grandezza, dice la Weil, ci sarà un ragazzo da qualche parte che avrà il mito di Hitler, perché Hitler anche nel male è stato grande, noi lo riteniamo grande, magari mefistofelico ma grande. Invece noi dobbiamo cambiare proprio l'idea di ciò che è grande. Ed è una singolarissima coincidenza con uno scrittore come così diverso come Savigno. Qui la riflessione sul totalitarismo, in particolare sulla Germania, in realtà, di là di quelle due voci, continua per tutta la nuova enciclopedia. E poi chiaramente, ma si vede già qui, il tedesco non è cosmopolita. E i grandi tedeschi fingono di essere altro, no? I libri francesi, Heine, Nietzsche, che cercano di cimbularche, insomma, non si riconoscono. Cioè non riescono, cioè dovrebbero perdersi, hanno paura di farlo, e conquistano gli altri per sparire come tedeschi. No, dice invece proprio che in realtà sarebbero cosmopoliti, perché se si annullano le altre realtà. Ma lo fanno come espressione di potenza, non. Delle conseguenze reali dal punto di vista politico e anche criminale, perché l'uomo in maschera che si traveste perché ha vergogna di se stesso ovviamente va in giro portando una maschera minacciosa molto spesso, quindi la volontà di potenza, diciamo così, e la volontà di cupio di soldi sono la stessa cosa nei tedeschi, no? Come in tutti gli estremi. Se non c'è altro, ringrazio un uomo a te, ringrazio a voi per l'attenzione e la pazienza. Vediamo allora se chi vorrà la prossima volta, adesso io se riesco a trovare, ci vediamo proprio, ripeti buona notte.
prossimo appuntamento, che sarà il 10 novembre, giovedì 10 novembre alle 15:30, Alessandro Gardoi, Che cosa resta di Natalia Ginzburg. Grazie ancora.